Eccolo Stivo Domani, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Azzil nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare innanzitutto di questa partita a scacchi a distanza tra Elkan e Allegri, che intanto se la sta spassando in spiaggia e girano già i suoi video virali, appunto, di lui spapparazzato all'ombra del suo ombrellone con i piedi al sole. E poi ovviamente di alcune operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, perché si sta cominciando a delineare il mercato futuro con Giuntoli, che appunto è atteso a Torino, speriamo che arrivi presto e che appunto firmi questo quinquennale di cui tutti stanno parlando. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, intanto partiamo col dire che c'è stato un no secco di Chiesa alla Aston Villa, come riportato anche da Sky Sport, ma ora si fa avanti anche il Newcastle, che dopo Tonali è pronto a fare un altro colpo in Serie A. Il club inglese è interessato all'esterno d'attacco, ma non a Vlahovic, curiosità, perché comunque hanno bisogno anche di un attaccante. Nonostante appunto il bisogno di un centravanti vero e proprio. Sul piatto 60 milioni, ma la decisione non è gradita e quindi Chiesa continua a titubare e a voler rimanere. E questa cosa può far pensare chiaramente che Chiesa e Vlahovic, visto il tormentone iniziale, che sembrava dovessero partire entrambi, no? Uno per 80 milioni, l'altro per 45, e sono ancora qua, evidentemente la dirigenza con Calvo e Manna su tutti, e ovviamente Scannavini e Ferrero, gli hanno detto che Allegri potrebbe andare via ed arrivare un altro allenatore, perché se sono contro Allegri è difficile che dicano di rimanere, avrebbero già chiesto alla società di essere ceduti. Quindi c'è ancora questo spiraglio, come vi ho detto, di imponderabilità, specialmente dopo che potrebbe arrivare Giuntoli, che dovrebbe essere l'uomo che cambierà il destino appunto del nostro mercato estivo. Intanto c'è già un accordo verbale per Weah con il Lille, pronto a lasciarlo partire, a un passo appunto il suo arrivo a Torino, secondo quanto riporta Sky Sport, ovviamente se si trova questo accordo. E ci sono due opzioni, ok? Una 10 milioni di euro più 2 di bonus, oppure direttamente 12 milioni. Il giocatore ha fatto capire chiaramente che vuole solo la Juventus ed è appunto pronto per lui un contratto di 5 anni. Sarebbe un ottimo acquisto, ricordiamolo che lui comunque è un esterno d'attacco che spinge molto sulla fascia, è molto fisicato, è uno che è bravo a inserirsi, non segna una caterva di gol, però è un giocatore che potrebbe spostarti gli equilibri ed è anche molto giovane. Quindi potrebbe essere un acquisto, ripeto, straordinario, se vogliamo, per il budget che abbiamo a disposizione, e anche considerando che potrebbe essere l'inizio di un nuovo calcio, cioè l'inizio veramente di una nuova era per la Juventus, con giocatori di altro stampo rispetto a quelli che abbiamo, tentando anche di svecchiare i vari Bonucci, Sandro, i Quadrado, i Szczęsny, eccetera, vedremo. Non si escluderebbe anche, con Weah, l'arrivo di un esterno destro più esperto, come Castagne. Il belga è già assicurato da giorni, quindi è fermo lì che aspetta la chiamata, ma la Juve appunto attende per prenderlo alle migliori condizioni contrattuali possibili, approfittando del decreto crescita. Quindi stiamo cercando di, ovviamente, di prenderlo con un ingaggio molto basso. La ragione dalla nostra parte, il coltello della manico dalla nostra parte, perché lui sta uscendo da una squadra che è in retrocessione, quindi ovviamente possiamo dettare noi i tempi e le leggi. Però l'Ester chiede 15 milioni, quindi sono una cifra abbastanza importante. Secondo me è quello che sta intoppando tutto, perché secondo me a livello di ingaggio l'accomodamento si trova tra bonus vari eccetera. Il problema è la botta per il cartellino, soprattutto se, come succede spesso in Premier e in Liga, non ti permettono di dilazionare il pagamento. Quindi vediamo, perché comunque con Kulusevski eravamo riusciti a farlo. Intanto Carnesecchi potrebbe finire all'Empoli, perché l'Empoli appunto stesso è orfano di vicario, che dovrebbe andare via, appunto, a queste offerte dalla Premier, e probabilmente non le rifiuterà, ma vedremo. E appunto l'Empoli potrebbe fiondarsi sull'ex Cremonese, gli garantirebbe un posto da titolare. Potrebbe essere anche meritato, perché comunque la Cremonese ha fatto benino, è una squadra che non aveva ambizioni purtroppo di salvarsi facile, infatti l'abbiamo visto, non aveva la rosa a disposizione per potersi salvare, quindi chiunque l'ha allenata ha fatto veramente un miracolo, compreso Ballardini, portandola addirittura in semifinale di Coppa Italia, insomma, arrivando a due giornate alla fine ancora a giocarsi la salvezza, insomma, quindi secondo me potrebbe veramente fare anche un salto di qualità all'Empoli, dove ci sono gli ottimi preparatori dei portieri, un'ottima dirigenza con Corsi vicepresidente, e arriverà anche un DS di un certo spessore. Ecco,
Sul caso Rabiot si può dire, diciamo, questo: in settimana arriva la risposta del francese, vista la scadenza imminente del contratto a giugno 2023. La Juve continua a proporre 7 milioni, quindi va giù di 0,5 rispetto alla precedente offerta, e ora la palla passa alla mamma Veronique, che dovrà valutare le offerte in giro per l'Europa, in Premier e Liga su tutte. Come abbiamo detto, i nomi rimangono più o meno quelli: Liverpool, Manchester United e soprattutto Barcellona, che sarebbe disposta addirittura a lasciare partire che sì, visto il problema di salary cap e comunque del bilancio e del fair play finanziario. Però sono tutti scenari da andare a rivedere. Intanto tutto Juve fa anche il punto sulla situazione di Luca Pellegrini, che potrebbe appunto entrare in alcune manovre e operazioni, e diciamo che la Juve chiede alla Lazio un altro prestito. Sarri avrebbe chiesto di ripartire da lui, quindi non volerlo rimandare indietro, per non dover ricominciare da zero, perché ha già intrapreso un percorso di crescita col ragazzo e lo ha inserito nel progetto. I biancocelesti sarebbero anche disposti a comprarlo a titolo definitivo, ma per una cifra non superiore ai 7,58 milioni, anche se l'opzione di acquisto precedente era di 15, quindi come sempre la Juve è un po' titubante su queste vicende, e anche Kulusevski ha purtroppo ceduto al Tottenham regalando questi 5 milioni in più, e non lo so se faremo lo stesso con la Lazio, però visto che abbiamo necessità di monetizzare, ok, di mettere soldi a bilancio, potremmo anche farci un pensierino, però ecco, ripeto, non sappiamo ancora il da farsi. La Juve riflette anche in attesa di capire se in settimana potrà chiudere per Fabiano Parisi, e quindi ovviamente c'è anche da dire questo, che Pellegrini potrebbe anche entrare in una girandola che vedrebbe impegnato Zaccaria per arrivare a Savic, quindi Pellegrini e Zaccaria per dare una parte piccola e fissa di soldi per arrivare a Savic. Vediamo cosa dirà Lotito. Il futuro di Zaccaria sembra essere lontano dalla Juventus, e secondo Fabrizio Romano, uno dei maggiori esperti di mercato estero, infatti sul calciatore in prestito al Chelsea pare sia forte l'interesse del West Ham, che butta sul piatto 18 milioni, e per Zaccaria potrebbe essere un bel salto andare in una squadra di Premier, che ha vinto la Conference League, giocherà l'Europa League e comunque lo metterebbe, diciamo, nelle condizioni di essere un titolare, perché lo considera un rinforzo per la prossima stagione, quindi vedremo. La concorrenza per il classe 96 svizzero è tanta, e qualche giorno fa si è accostato Dennis anche alla Lazio come una delle contropartite per Savic, assieme appunto al riscatto di Pellegrini, come vi stavo dicendo, quindi per andare a fare un focus completo su tutto quello che sta accadendo. Quindi, andando a fare una previsione, ancora molto presto però, di un possibile 11 della Juve, anche diciamo sbilanciandosi su quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti, io la vedrei così, salvo che non ci siano degli imprevisti di cessioni, come per esempio quella di Szczęsny, ecco, vedo Szczęsny ancora considerato titolare. Poi, se Allegri gioca a 4, probabilmente insisterà con Parisi da una parte, a sinistra, perché Kostic fondamentalmente verrebbe o spostato in avanti, ma anche lì se fai la difesa 4 non puoi metterlo davanti come mezzala e neanche come esterno d'attacco, lo devi tenere giù, quindi eventualmente prediligere Parisi titolare, Kostic riserva. Non lo so se può essere una cosa fattibile, però vedremo. Dall'altra parte Danilo con Gatti e Bremer centrali, anche qui bisogna vedere il da farsi, perché non si sa quali sono le idee appunto future della Juventus con l'arrivo di Giuntoli, potrebbe cambiare le carte in tavola. E poi a centrocampo, ovviamente, quello che vedrei io, se dovesse rimanere anche Rabiot, sarebbe bello vedere Fagioli, Frattesi e Rabiot, o Fagioli, Locatelli e Rabiot, vedremo, perché c'è anche Pogba che ritorna, quindi il top sarebbe Fagioli, Pogba e Rabiot. Ripeto, anche qui bisogna considerare le possibili entrate, come quella di Frattesi o di Savic, e a quel punto, se ci arrivasse Savic, fai Savic, Pogba e Rabiot, centrocampo direi quasi perfetto, con tutte le tipologie di caratteristiche inserite. E poi ovviamente, contando che nell'attacco potrebbe esserci Zaniolo dietro le punte, quindi 4-3-1 con Zaniolo dietro le due punte, e in attacco vedremo se sarà Milik Vlahovic, Chiesa Vlahovic, oppure se la Juve si spingerà anche su qualcun altro, visto che si è fatto il nome di Icardi, eccetera. Come alternativa, se Allegri dovesse giocare a 4, vedrei ovviamente Castagne nel quarto a destra, al posto di Cuadrado, con Kostic di là, perché a quel punto appunto ci sarebbe questa possibilità di avere anche Kostic come esterno di spinta, e dietro Parisi. Il top sarebbe un 4-4-2 con i nuovi acquisti che tu andrai a fare, perché poi tu puoi anche mettere Weah come alternativa a destra, oltre a Castagne. E quindi comincia a diventare una squadra molto completa, con varie possibilità di inserire altri giocatori,
Ripeto, potrebbe esserci anche un bel 4-4-2, a me non dispiacerebbe, oltre che questo 4-3-1-2, perché ti dà più alternative, ecco, più cambi a disposizione senza dover cambiare modulo in corsa e, diciamo, creare scompiglio ai giocatori. Quindi ecco, questo potrebbe essere una previsione mia, quindi ho messo anche dei nomi di giocatori che ritengo molto vicini e appetibili e fattibili per la Juventus, ditemi anche la vostra su questo, perché insomma la vedo una rosa abbastanza lungimirante, costruita per essere sostenibile anche a livello di ingaggi e per abbassare appunto i costi a bilancio. Vediamo però chi sarà l'allenatore, perché anche qui tanto ci dirà il futuro della Juve in base alla panchina, e quindi se dovesse arrivare un Conte, uno Zidane, un Tudor, con una squadra così strutturata, ovviamente non nomino anche i rincalzi, perché comunque ci sono tutti i giovani da inserire come Barrenechea, Miretti, Barbieri, ne abbiamo tantissimi, Rugani se non va via rimane comunque come rincalzo, Chiesa può fare l'onesta riserva, però anche lui potrebbe scalpitare per giocare titolare, quindi comunque i giocatori che non ho nominato in questo 11, che stanno fuori, sono comunque giocatori pronti per alternarsi ai titolari, a differenza della rosa dello scorso anno, in cui purtroppo avevamo anche tanti giocatori che venivano inseriti dentro, ma non erano pronti, erano degli onesti gregari, ma non dei rimpiazzi dei titolari. Ed ecco perché Giuntoli sarà fondamentale come figura, perché consentirà alla Juventus di creare una rosa sostenibile anche a livello di rotazioni. Avete visto che lavoro ha fatto a Napoli, eh? C'era un 11 titolare ben definito, ma chiunque è entrato per sostituire i titolari era devastante. Per farmi un nome, Simeone, ma anche Raspadori, sono tutti giocatori che alla fine hanno fatto la differenza, no? Quindi spero che riesca a modellare appunto il piano Napoli sulla Juventus, perché ha veramente un grande bisogno di un esperto, un chief di area tecnica sportiva. Ditemi la vostra, ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale qua sotto in descrizione, Calcio World 11, trovate appunto il link qui sotto con la mascherina di YouTube, e poi scrivetemi anche in privato su Stivello Magno, cercatemi su Facebook, mi troverete, aggiungetemi come amico e vi farò avere anche lì tutte le notifiche di Facebook, in modo tale che se non arrivi le notifiche da YouTube potrete avere i video. Ciao ragazzi!